Buongiorno, buon giovedì cari amici di Filo Diretto. È stato anticipato, ve l'avevamo anticipato. Oggi abbiamo ospite il sindaco di Alessandria, Giorgia Bonante. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, un appuntamento molto pesante per lei. Essere qua oggi costa molta fatica perché lei era particolarmente amico del nostro Dedè. Sì, è difficile stare qui oggi. 2 settimane fa mi ha intervistato lui. Esatto. Dedè aveva anche amici molto più stretti. Come è noto in città, io non ero uno dei suoi migliori amici, ma era una persona con cui dialogavo volentieri e a cui mi ero avvicinato negli ultimi anni, anche se non proprio da, ripeto, da super amico, però insomma, dialogando di questioni di Alessandra poi è politiche, piccola, quindi ci pubbliche, si incontrava. anche per le amicizie in comune che avevamo, entrare qua dentro e non vederlo è particolarmente duro. Ovviamente puoi immaginare per noi che Immagino per voi, lo sì. vedevamo tutte le mattine da oltre 20 anni. Sicuramente gli farà piacere anche queste dimostrazioni di affetto che ci sono state nei suoi confronti. Una città coesa ha partecipato alle sue esequie, al funerale, al rosario. Questa testimoniare di come comunque il suo passaggio qui in terra è stato profondo, è stata una persona molto ben voluta, una persona sempre molto pacata, intelligente, con la Sì, quale appunto si poteva dialogare di tutto. grande professionalità perché ha dimostrato nella sua professione le sue capacità, le sue competenze, ha sviluppato la vita come Come voleva e voleva, esatto. ha vissuto una vita interessante, come ho avuto anche modo di dire purtroppo subito dopo la sua Sì. morte. E però sì, quello che manca davvero, ed è stato dimostrato dalla grande manifestazione di affetto, questa sua capacità di dialogare con tutti, mettere a proprio agio l'interlocutore, come ha sempre fatto con me in questa sede, Esatto. peraltro, ed era così, nell'intervistarmi Come nella vita come nella vita normale. Questo normale. era, esatto. Quando si dice, insomma, che si rimane un po' più soli. Può essere considerata retorica, quello che volete, ma è la verità. Cioè. È vero. Allora, signor Sindaco, parliamo di problemi e di faccende del comune. Ovviamente siamo in diretta 0131 23 10 92. Se volete fare delle domande al sindaco, è qua anche per voi. Allora, in questi giorni sta tenendo banco l'argomento della ZTL. Ci sono state diverse riunioni che sono state fatte un po' con tutti gli attori interessati a questo provvedimento. Ne nascerà poi un documento dove insomma, si terrà conto anche di quelle che possono essere le istanze fatte nel Sì. Beh, corso di questi appuntamenti. stiamo cercando di seguire in linea logica e coerente quanto affermato in campagna elettorale, ma non dimentichiamo soprattutto quanto è diventato programma di mandato. Facendo un passo indietro, ricordo che sulla, diciamo così, la riorganizzazione del centro, l'aumento, il potenziamento della ZTL, delle aree pedonali urbane, mi ero speso io, ma si era speso anche il candidato del centrodestra, quindi ci si ritrovava su questo punto. Certo. Ma non perché, ma per una questione logica, Alessandria è una città molto inquinata da particolato, non dipende solo dalle automobili, anche, ma soprattutto bisogna migliorare la qualità della vita e dell'ambiente urbano, migliorare la vivibilità dell'ambiente urbano, non soltanto nel centro storico, perché ci sono altre situazioni su cui intervenire. Quindi noi in linea coerente stiamo andando avanti, è giusto farlo dialogando con tutti. Ringrazio l'assessore Serra che ha portato avanti negli ultimi giorni un lavoro di ascolto notevole e che segue anche, permettetemi, quello slogan anche lì da campagna elettorale, quindi un po' patetico se vogliamo, davvero vostra. Che cosa voleva dire? Voleva dire portiamo avanti degli obiettivi, ma lo facciamo dialogando con tutti. Siamo a 1 anno e mezzo di amministrazione, abbiamo già quasi completato il secondo giro di ascolto dei sobborghi. Credo che sia, insomma,
non sia mai avvenuta una cosa del genere nella storia recente di Alessandria. Stiamo portando avanti la campagna di ascolto delle e dei residenti, delle e dei commercianti riguardo alla ZTL, perché non dimentichiamo che non c'è solo il commercio, ma ci sono anche i residenti. Altro che. E se vogliamo rianimare i centri storici, dobbiamo riportare soprattutto residenti. Quindi andiamo avanti seguendo i nostri obiettivi che sono stati votati dalla cittadinanza, dall'elettorato. Lo facciamo in modo non ideologico e non arrogante, ascoltando tutte e tutti. Dicevi giustamente, chiuderemo con un documento in grado di accogliere le osservazioni che sono state fatte per poi andare in consiglio comunale e procedere definitivamente con lo sviluppo della ZTL, che avverrà quando arriveranno le telecamere di controllo dei varchi, che sono necessarie, Infatti, perché sennò poi di cosa altrimenti, parliamo? Insomma. esatto. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo parlare con il signor sindaco. Buongiorno. Prego. Allora, volevo dire, ma tutta questa banda di disperati che girano in Corserona con i manifatti, ma si potrebbe fermare? Io ho bisogno però che alzi la voce perché Sì, non. anche può alzare un po' la voce, non abbiamo capito il problema, mi scusi. Volevo dire, tutta questa banda di disperati che sfrecciano in Corso Roma da mezzogiorno alle 2, ma è possibile fermare questa gente o no? Grazie. Macchine che sfrecciano in Corso Roma. Ah, i monopattini Ah, che sfrecciano. i Non monopattini. solo in Allora, Corso Roma no, sfrecciano, effettivamente, insomma, domanda credo giusta, non che io debba votare le domande sono cioè. domande, però anch'io condivido questa preoccupazione. Noi abbiamo nell'ultimo periodo, perché sono entrati in ruolo qualche settimana fa, assunto 9 agenti di polizia municipale, 9 agenti di polizia municipale perché il nostro bilancio al momento consente di assumere soltanto queste persone, si vedranno, al momento non si vedono ancora perché dovete pensare al fatto che 9 vuol dire 3 turni, in realtà sono 2 o 3 agenti a turno e la Polizia Municipale fa tante cose, non fa Altro soltanto il che. controllo della strada, ma lavoro di ufficio, controllo delle generalità, stato civile, eccetera, eccetera. Quando riusciremo ad assumere più agenti si riuscirà a intervenire in modo più netto. Bisogna anche dire che una volta al mese io chiedo la convocazione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica perché chiediamo costantemente l'aiuto di polizia, carabinieri e guardie di finanza per presidiare meglio il territorio. Effettivamente questo sfrecciare di monopattini, ma non solo monopattini, perché il problema di Alessandria fossero solo i monopattini. Esatto. Automobili, motorini, non c'è Biciclette sufficiente biciclette contromano, contromano, non c'è sufficiente monopattini contromano, ordine. Ma esatto. questo, diciamo così, dipende da una città che ha bisogno di essere riordinata da questo punto Esatto. di vista e si torna all'argomento che prima hai citato e che ha introdotto questa nostra chiacchierata, e cioè sviluppare una ZTL organica, omogenea, rigorosa, come hanno quasi tutte le città al mondo ormai. Esatto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo fare la domanda al signor sindaco riguardo la situazione mensa che sta dell'appalto e diciamo come partirà la situazione, naturalmente se tornerà ad Alessandria, come era detto in campagna elettorale. Certo. Grazie tante. Grazie a lei, buongiorno. Io ringrazio l'ascoltatore per la domanda. Il vecchio contratto partito nel 2018, scade nel 2024, stiamo preparando i documenti di gara che prevedono senza ombra di dubbio il ritorno del centro cottura su Alessandria o comunque su un perimetro non più come quello previsto in questo contratto. Ricordo che i cibi in questo momento vengono cucinati ad asti ed è una cosa inconcepibile. Purtroppo abbiamo ereditato questa situazione che ha svalorizzato questo servizio, non perché non ci fossero le condizioni igienico-sanitarie che sono controllate da ASL, quindi Certo. non mi fraintendete, però diciamo che abbiamo in mente un servizio mensa diverso. Stiamo preparando i documenti di gara, nelle prossime settimane partiranno i confronti anche con i comitati mensa, con i genitori, oltre che con insegnanti e dirigenti scolastici. L'obiettivo è partire quindi da settembre con una gestione completamente diversa. Purtroppo
non è così semplice, non è stato semplice, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, uscire da quel contratto prima, perché il tentativo lo abbiamo fatto, ma avremmo potuto farlo soltanto pagando penali insostenibili dal bilancio del Certo. Comune di Alessandria. Signor Sindaco, un grosso problema che sta vivendo non solo Alessandria, perché comunque è un problema purtroppo generalizzato, è quella della moria dei negozi, Sì. soprattutto in centro, cioè ogni giorno praticamente registriamo un esercizio commerciale che abbassa la saracinesca. Certo. Allora, intanto sì, il saldo è negativo, fortunatamente ci sono esercizi che anche Sì, aprono, perché certo. non ci sono soltanto chiusure, però arriviamo al succo, insomma, senza girare attorno ai problemi. Viviamo in un momento di transizione, perché? Perché il mercato è completamente cambiato, moltissime persone acquistano ormai Online. online. Non dimentichiamo che la nostra città negli ultimi 20 anni, 20-25 anni ha perso 7-8 mila residenti. Nell'ultimo anno c'è stato un piccolo incremento, ma è ancora da verificare. Ma in sostanza Alessandria ha perso 7-8 mila residenti, quindi perdere Non sono residenti pochi. significa perdere anche inevitabilmente offerta commerciale e la domanda di beni e servizi si è invece diffusa. Soprattutto riguardo al commercio al dettaglio che avviene nei grandi centri commerciali. Secondo me ci sono stati degli errori nella programmazione urbanistica, ma nei decenni passati, commessi soprattutto dalla Regione, che è l'ente competente, perché consentire di costruire troppi centri commerciali sul perimetro svuota. Ma se anche non fosse successo questo, comunque oggi, di fronte ad un mercato che va molto online, basta vedere quanti corrieri girano per la città. Infatti. Allora, proviamo ad arrivare ad una conclusione. Io credo che la proposta avanzata da Giorgio Gori e altre figure del Partito Democratico, Giorgio Gori perché è sindaco come me, in Berna. Parlamento, cioè di prevedere una tassazione particolare per gli immobili commerciali, prevedendo e abbassando la cedolare secca, potrebbe consentire ai proprietari di adeguare le richieste di affitto al mercato, che è Infatti. completamente cambiato e si è ridotto, si è impoverito per il commercio al dettaglio. E non può reggere una situazione in cui i proprietari chiedono degli Ma sì, chiedono affitti gli affitti come fuori di 20 anni te, fa o 10 anni fa. La esatto. situazione è E cambiata, piuttosto bisogna. tengono chiuso, cioè Io piuttosto che abbassare il non canone. sono un proprietario immobiliare, quindi faccio fatica a mettermi nei loro panni. Mi permetto di utilizzare questa scena Certo. per fare un appello ai proprietari immobiliari della città ad abbassare le pretese. Capisco anche che la tassazione è alta e a questo riguardo, ripeto, chiedo al legislatore, quindi lo chiedo ai parlamentari di farsi portatori di questa Certo. istanza, di intervenire per modificare le cose, quindi abbassare la tassazione sugli immobili commerciali per consentire, per aiutare i proprietari degli immobili ad abbassare le richieste. Noi, per parte nostra, rispetto alla tassazione locale faremo la nostra parte, ma fino a quando non si muove il legislatore lo sconto che No, possiamo fare noi certo. è veramente marginale Limitato, e poco certo. interessante. Parallelamente, stiamo pensando ad un progetto per coinvolgere i proprietari di immobili sfitti ad abbellire le vetrine con una serie di operatori culturali della città. Speriamo di partire già da quest'anno, se no partiremo il prossimo anno, ma facciamo quello che possiamo a livello locale. Diversamente, se non c'è un intervento da parte del legislatore, se non c'è un adeguamento delle richieste al mercato di oggi, che non è più un No, no, mercato no, di infatti. 20 anni fa, vedo difficile, ecco, che si inverta la tendenza. Anche perché il rischio è quello veramente poi di percorrere delle vie completamente Il vuote o comunque. commercio al dettaglio è, per certi versi, l'anima delle città, Già perché via San garantisce Lorenzo. presidio. Via San Lorenzo è una via ancora oggi molto bella perché ha una serie di. Oltretutto sono commercianti cresciuti nella realtà Sì, alessandrina, non certo. sono catene, quindi a Via Però San Lorenzo è molto ha diversa chiuso da la Corso Roma. Talmone, ha chiuso la macelleria Equina, Sì, poi sì. si aggiungono poi alle altre chiusure già che ci sono, quando via San Lorenzo è sempre stata la via comunque dei generi alimentari, quindi del chiacchiericcio, del Assolutamente sì. passaggio. Soprattutto quando c'erano più residenti in centro, perché Anche io quello è un problema. sicuramente un centro deve essere attrattivo per il turista, per chi arriva da fuori, ma non dimentichiamo che la base è quella data dalla
dal commercio quotidiano tutti i giorni, esatto, non una tantum, esatto, un sabato, una domenica, un'apertura estemporanea, no, tutti i giorni. E il tutti i giorni, la quotidianità è garantita dai residenti. Ecco perché sbagliano, secondo me, lo dico, alcuni commercianti ad opporsi alla ZTL, perché noi siamo invece oggetto, fortunatamente, di telefonate di residenti che ci ringraziano, perché si torna a vivere in centro. Mm-hmm. E se si torna a vivere, vuol dire che le persone torneranno ad abitare il centro e quindi a invertire la tendenza che vede la chiusura dei negozi perché non hanno più domanda. Certo. La domanda è data soprattutto dai residenti, anche da quelli che arrivano da fuori, ma soprattutto dai residenti. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi scusi se l'ho fatta attendere un po' in linea, prego. Sì, niente, ci mancherebbe ancora. Buongiorno. Volevo fare due domande al sindaco, tra l'altro in una non ho mai avuto risposta, gliel'avevo già fatta precedentemente, poi magari ci si perde a parlare di altre cose. Allora, intanto vorrei sapere perché nello specifico il comune di Alessandria non si fa vanto tenendo bene l'area intorno al centro Grigi, che è piena zeppa di spazzatura, di bottigliette buttate per terra, ma non dagli sportivi. C'è gente che va a pregare, finisce di pregare, butta via la bottiglietta, mangia l'arancio, butta l'arancio per terra, butta la busta. Buttano semi di finocchio. Ok, va bene, va bene. Allora, però, mi scusi, aspetti, però chiedo. Dal centro Grigio? Dal centro Grigio, giusto? Nell'area del parcheggio. Nell'area del parcheggio del centro Grigio. È sempre tenuta male. Ok, ma poi l'altra domanda, mi scusi? E poi l'altra domanda che chiedo ancora oggi, non volevo sollevare polemica sul discorso delle ciclabili, però non si poteva aspettare 2 o 3 mesi a farle in modo da non cuocere poi la vernice col sale per le gelate e tutto, che poi uno va in bici più in primavera, estate. Perché non si fanno le cose controllando queste cose? Ok, va non bene. Non ci vuole tanto. Grazie, quanto grazie, sono? Buongiorno. Signor sindaco, grazie a voi, buongiorno. Se vuole risponde dopo, adesso diamo la linea alla nostra, sì, Cristiana Zanetto, che è pronta per le anticipazioni del telegiornale. Noi ci vediamo subito dopo. Giornale. Ecco qua, riprendiamo nuovamente con, siamo in compagnia del sindaco di Alessandria, Giorgio Abbonante, se vuole rispondere al nostro telespettatore che ci ha fatto 2 quesiti. Sì, la seconda, parto dalla seconda, le strisce sono state fatte, corse ciclabili, tecnicamente si definiscono case avanzate, sono state tracciate semplicemente perché la regione che ha finanziato questa operazione, non solo ad Alessandria ma in tutti i comuni della regione, voleva il rispetto di un termine, non si poteva aspettare la primavera. Quindi capisco lo sconcerto di alcune cittadine e cittadini che hanno visto tracciare queste corsie ciclabili, case avanzate, in un momento in cui normalmente non si fanno questi lavori. Però purtroppo c'era un termine da rispettare e la regione non accettava nessun rinvio. Quindi devo dire che in alcuni punti si stanno cancellando, però in altri sono rimaste. Quindi interverremo di nuovo per ritracciarle. Ma quando l'ascoltatore dice basta poco, capisco quello che dice, ma in realtà non è così semplice. Appunto perché a volte ci sono dei termini da rispettare. Voglio anche dire che in comune, come in ogni comune, ma anche nel nostro comune ci sono dei tecnici estremamente preparati. Quindi quando si dice o quando leggo non sono in grado, non sono capaci, incompetenti, attenzione a come si parla, perché ripeto, nel nostro comune ci sono geometri, ingegneri, architetti di grandissimo valore. E queste cose, come si realizzano i lavori, non lo decido io, non lo decidono nemmeno gli assessori di una giunta. Vabbè, comunque, credo di aver risposto. E per quanto riguarda invece la sporcizia attorno nell'area Centro Grigio, è un'area che ogni tanto frequento, o meglio frequentavo, perché ormai la mia attività fisica si è ridotta a quasi zero. Ho notato anch'io, e ha ragione il nostro ascoltatore, troppa sporcizia. Ne ho parlato con Amagambiente, sicuramente bisogna aumentare i passaggi, anche se li abbiamo già aumentati, o meglio li ha aumentati a Magambiente, che ha un CDA autonomo, non aspetta, certo, le mie considerazioni, però ci deve essere anche, diciamo così, un aiuto maggiore da parte della cittadinanza o di chi usa quell'area, perché non si può passare ogni mezz'ora. E quindi ogni, certo, tanto vedo per esempio i bidoni, c'è un'isola ecologica abbastanza ampia lì in via Bonardi,
vuoti con i sacchetti buttati a fianco. I Complimenti. sacchetti devono essere piccoli perché bisogna usare le feritoie, se sono piccole un motivo ci sarà e quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, ma anche in questo caso approfitto della scena che mi offrite per chiedere a tutta la cittadinanza di rispettare le regole della raccolta differenziata. Abbiamo fatto una campagna pubblicitaria informativa abbastanza potente nei mesi scorsi, abbiamo scritto a casa di tutte le cittadine e cittadini, spedendo a casa proprio il decalogo. Vi chiediamo di seguirlo in modo rigoroso perché sennò non basta il passaggio di amagambiente. Certo, ma mi scusi, da ignorante, ma ha senso far scadere il termine dei lavori in un periodo nei quali quei lavori non andrebbero fatti? Da ignorante, non politica. Credo che la spiegazione che posso dare è che è probabile che quei fondi a loro volta dipendano da Da finanziamenti europei che europei, può magari. essere, e che quindi a un certo Ok, punto, arrivando un po' lunghi, si debba rendicontare. E qua, ok, ok. Certo. se sono fondi che arrivano dalla Commissione europea, spesso succede che, siccome le rendicontazioni sono molto rigorose, non Che si possa comunque. aspettare. Allora, signor Sindaco, ha 1 minuto e mezzo. Io so che lei vuole dire qualcosa riguardo alla Tari. Sì, intanto voglio chiedere scusa alla cittadinanza, sono arrivati degli accertamenti tardivi, dovuti al fatto che siccome dopo 5 anni, vanno in prescrizione, quando si accumulano, in realtà mi dicono gli uffici che, fossero già stati preparati 7-8 mesi fa, ma c'è stato un blocco in Poste Italiane e sono partiti, Adesso. in ritardo. Devo anche dire che abbiamo potenziato gli uffici con l'aiuto del Consorzio Rifiuti, che ringrazio. Ci siamo organizzati anche per facilitare alla cittadinanza il fatto di poter lasciare un recapito per poter essere ricontattati per fare tutti i controlli del caso. Però, diciamo, al di là di quello che stiamo facendo A 30 secondi. per mettere una toppa, voglio dire una cosa con grande chiarezza. Il sistema della riscossione dei tributi, pur con il grande impegno degli uffici, andava riformato e noi lo stiamo riformando. Abbiamo concluso la gara nei mesi scorsi e quest'anno entrerà in gioco un grosso soggetto che aiuterà il Comune di Alessandria a migliorare la filiera della riscossione. Quello che sta succedendo è l'onda lunga di un sistema che andava riformato e che noi abbiamo riformato. Si vedranno i risultati nei prossimi anni. Ok, va bene. Allora chiedo scusa al telespettatore che è in linea, rimanga in linea che la prendiamo subito dopo la sigla. Grazie signor Sindaco, con lei ci ritroveremo a breve. Grazie a voi tutti, la linea alle notizie. Grazie, buona Arrivederci. giornata a tutte e tutti.